siamo collegati con Alessandro Barbera, giornalista economico della Stampa. Buongiorno Barbera. Buongiorno. Allora, rispondono bene i mercati poco prima del discorso di Letta, dell'insediamento del governo, più 1,41 in questo momento l'indice FTSE MIB, e per quanto riguarda l'ultima notizia, i buoni a 10 anni, un rendimento che non si faceva registrare dal 2010. Le chiediamo che succede, perché, che cosa si aspettano i mercati, è speculazione in vista di un trend negativo, che cosa succederà di qui a poco, e poi andiamo sullo speciale che oggi ha fatto anche la Stampa. Ma essenzialmente siamo in un trend positivo che va avanti a diversi giorni. Non dimentichiamo che non ci sono solo le nostre questioni interne che pesano sui mercati, ma il fatto che ormai da qualche settimana, grazie alla massiccia iniezione di liquidità da parte della banca centrale giapponese, i mercati stanno sostanzialmente comprando, perché questa massa di liquidità spinge gli investitori a spendere, in qualche modo a scommettere su un rialzo di tutti gli indici. Okay. Per quanto riguarda l'Italia e per quanto riguarda questo governo, è evidente che il fatto di essere usciti da quasi due mesi senza un governo e aver trovato una soluzione che sembra essere solida, almeno solida in un tempo ragionevolmente lungo, almeno diciamo pensiamo ad almeno un anno, sì. Questo naturalmente fa sì che i mercati la giudicano positivamente. Naturalmente non è poi detto che tutto questo tenga, nella misura in cui i mercati si accorgessero che questa coalizione che è nata attorno al governo Letta poi si sfaldi rapidamente, perché magari non trovano l'accordo su come abbassare l'IMU piuttosto che non su come tagliare la spesa. Questo naturalmente oggi però non lo possiamo dire. Quanto è importante il fatto che siano stati collocati tutti e 6 miliardi di titoli a 10 anni dei buoni del tesoro, quindi 10 anni non è poco, con un rendimento che è calato al di sotto del 4% e non succedeva dal 2010. È una cosa molto positiva, però insisto, non dobbiamo essere troppo ottimisti, perché noi siamo maestri nel dimenticarci dei nostri problemi. Siamo sempre un paese con il debito pubblico più alto del mondo, sì, dopo quello del Giappone. Insisto, i mercati stanno tutti da giorni sono in una, come dire, grande fase di ottimismo, grazie al fatto che c'è questa grande massa di liquidità in arrivo dal Giappone e che continua ad arrivare dagli Stati Uniti da tempo. Che cosa succede quando le banche centrali iniettano liquidità? C'è molto ottimismo, ma in realtà è come se fosse una droga, come se fosse un malato che prende un metadone e si sente bene, ma in realtà non è guarito. Ecco, l'Italia è un po' un paese così. Siamo un paese che certamente sta uscendo da una fase molto difficile, che è stata quella del 2011-2012, e perché c'era una crisi più grande di noi, che era la crisi dell'area euro. Adesso la situazione si è stabilizzata, l'Europa peraltro ha deciso di cominciare a essere un po' più morbida sul rigore di bilancio, e questo naturalmente fa sì che i mercati scommettono in maniera un po' più ragionevolmente ottimistica su di noi, ma la strada resta lunga, cioè non sarà questo un anno nel quale potremo permetterci di scialare. La metafora della droga rende benissimo. Senta, Berlusconi ha inserito quasi come clausola per mantenere la fiducia al governo l'abolizione dell'IMU sulla prima casa, e Letta insomma sembra aver fatto solo questa idea. Come giudica questa mossa da economista? Si può fare, non si può fare, faranno altri tipi di tasse per recuperare i soldi? Io personalmente, se devo esprimere un parere, penso che abolire del tutto l'IMU sulla prima casa sia un errore, perché è una tassa, in realtà, di tutte le tasse che ci sono, è l'ultima da tagliare. Se dovessi essere io a decidere, direi che più che tagliare l'IMU bisognerebbe tagliare ben altre tasse. Ci sono tasse molto presenti da tagliare, che sono quelle che frenano la crescita italiana, sono le tasse sul lavoro, le tasse sul lavoro dipendente, l'IRPEF, l'IRAP, queste sono le tasse da tagliare. L'IMU è una bandiera, Berlusconi ha fatto una bandiera, ma in realtà di tutte le tasse che ci sono è quella più progressiva, è quella che colpisce di più la rendita, perché la casa è una rendita e toglie ossigeno all'economia. Più si investe in mattone e meno si investe in attività produttive. Perfetto. Quindi in realtà l'IMU è l'ultima tassa che io taglierei. Berlusconi ne ha fatto una bandiera, naturalmente, perché pensa che questo sia molto popolare, ma i tempi sono questi. Spesso si preferisce essere popolari che fare le scelte più ragionevoli per il paese. Sì, soprattutto dove manca la cultura, proprio, credo, politica e sociale, nel senso che ormai
credo 8 italiani su 10, 9 su 10 credo giudichino negativo il fatto di pagare le tasse, proprio come inteso come gesto, quando invece in teoria è alla base di un qualsiasi, voglio dire. Io non sto dicendo, attenzione, io non sto dicendo che tagliare le, non sto pensando. No, io non faccio mia la battuta di Padoa-Schioppa, del compianto Padoa-Schioppa, secondo la quale le tasse sono bellissime. Lungi da me, io penso che le tasse non siano bellissime e che se ne paghino in Italia troppe. Dico che se bisogna cominciare a tagliare le tasse, non bisognerebbe cominciare dalla casa, perché l'IMU si paga in tutti i paesi del mondo. E l'IMU è una tassa che ha una sua razionalità economica, cioè è l'ultima delle tasse che... No, io l'ho capito perfettamente, sia per quanto riguarda... Sono altre le tasse che deprimono l'economia, non è l'IMU. Soprattutto quelle sul lavoro, che costa troppo alle aziende. Sul lavoro e sulle imprese, sul lavoro dipendente e sulle imprese. In Italia costa troppo il lavoro, costa troppo far lavorare le persone. Sì. Un'azienda spende 10 e lascia nella busta paga, per aver speso 10 nella busta paga del dipendente che per il quale spende 10 lascia 5, questo è il problema. È tutto dire, tranne che poi milioni di ragazzi soprattutto sono costretti ad aprirsi delle partite IVA che insomma in teoria non... Questo dimostra il fatto che il lavoro dipendente costa troppo e quindi naturalmente l'economia finisce per vivere sulla forza del lavoro autonomo, che è quello che tra virgolette costa meno. Quindi, riassumendo, che provvedimenti dovrebbe attuare il governo Letta proprio dal punto di vista economico? Le cose da fare, 3-4 punti, che cosa si può fare, si potrebbe fare, si dovrebbe fare? Cosa farà? È probabile che Letta prenda un impegno per abbassare, non credo per abolire, ma per abbassare certamente l'IMU sulla prima casa, alzare sostanzialmente la soglia degli esenti. Mm-hmm. Certamente oggi nel suo discorso programmatico dirà che bisogna far scalare le tasse sul lavoro dipendente e questa sarà la cosa più difficile da attuare, e poi naturalmente bisogna far ripartire l'economia. Ci sono alcune cose che non sono state fatte anche dal governo Monti, come le liberalizzazioni. C'è un problema serio di credito, le banche ancora danno troppo poco credito alle piccole imprese, bisogna sostenere le banche che sono in difficoltà a loro volta a dare credito alle imprese, e poi probabilmente immagino che si prendono impegno per in qualche modo incentivare le assunzioni dei giovani, perché il problema della disoccupazione fra i giovani sta diventando drammatico non solo in Italia ma in tutta Europa, e questa è una cosa probabilmente forse la primissima emergenza. Dei giovani come quella tra i disperati che ascoltiamo sono anche i quarantenni, che sono in questa sorta di terra di mezzo. Purtroppo in Italia essere quarantenni significa ancora essere giovani, ai noi. Ok, quindi rientrano nei giovani, quindi secondo lei insomma il provvedimento sarà preso anche in favore di quelli che diciamo orbitano la fascia d'età tra i 40 e i 45, che in questo momento un lavoro non ce l'hanno. Chi orbita la fascia tra i 40 e i 45 lo è per colpa della crisi. Chi non lavora e ne ha meno di 40, ne ha 30 o 20 è perché non è in grado di entrare al mondo del lavoro, e questa è la cosa forse più drammatica di tutte. Chiaro, chiarissimo. Un'ultima sua opinione sulla questione, lei ha detto giustamente la crisi del 2011-2012 è stata la crisi dell'area euro. Come giudica questa decina di anni e poco più della moneta unica, e verso che futuro si va, vista anche insomma il momento che l'Europa sta attraversando? Complessa, ma molto di moda oggi dire che l'euro è stato un fallimento. Io invece sostengo che l'euro non è stato un fallimento, che certamente ci è costato molta fatica, e purtroppo l'euro è arrivato mentre nel mondo esplodevano altre economie. Noi ci dimentichiamo spesso che prima dell'arrivo dell'euro, chi vorrebbe di nuovo la lira si dimentica che quando c'era la lira non c'era la Cina competitiva, non c'era l'India competitiva, non c'era il Brasile. Ormai purtroppo la verità è che le nostre, quelle che una volta erano le produzioni che si facevano, l'economia che era in Europa, che era negli Stati Uniti, erano economie che in qualche modo avevano una sorta di monopolio sulle produzioni migliori. Oggi invece ci sono economie che ci fanno concorrenza anche ad altissimo livello, e naturalmente il lavoro da noi è venuto meno. Le aziende si potrebbe migliorare, diciamo, dal punto di vista anche magari dargli una aumentare la potenza, visto che la competitività è sia economica ma è anche politica, è proprio cambiata la geopolitica. Quello che volevo dire è che se c'è una cosa che l'euro ci ha insegnato e di cui dobbiamo ricordarci, è che non è una questione di moneta, il problema è la nostra competitività. E non è l'euro che ci dà più competitività, l'euro ci permette di comprare mutui a tassi bassi, l'euro ci permette di vivere in una economia più interdipendente, che ci permette di scambiare con la Germania senza avere il rischio del cambio, o con la Francia o con gli altri paesi dell'area euro. Ma il problema dell'Europa è un problema di competitività, e con l'euro non c'entra nulla. La geopolitica sta evidentemente cambiando, insomma. Va bene, grazie Barbera, buon lavoro e a presto, risentirci.
Grazie a voi. Grazie, grazie Alessandro Barbera, giornalista economico della Stampa.